Ora, un altro episodio inquietante è avvenuto a Città Sant'Angelo. Non è il primo, a distanza di qualche mese uno dall'altro. Infatti, ci sono due casi collegati tra loro dal filo comune della presenza di esplosivo. Per cercare di saperne di più, c'è sul posto il nostro Luca Pompei. Lo vedo in diretta. Luca, allora, intanto dici dove ti trovi, che cosa è successo ieri, cosa è accaduto a novembre, insomma, qual è il clima che si respira in questa zona di Marina di Città Sant'Angelo. Sì, Carmine, un saluto a te, un saluto agli amici telespettatori. Noi ci troviamo a Marina di Città Sant'Angelo, all'angolo tra Via Salara e Via Berardinucci. Alle nostre spalle, ieri sera, intorno alle 20, qualcuno ha visto due involucri poggiati su un cortile alle spalle di questa palazzina dietro di noi e di un'altra palazzina. Ha chiamato i carabinieri. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche una squadra dei Vigili del fuoco. Intorno alle 20:30, 21 anche meglio, sono intervenuti gli uomini della Nucleo Artificieri dei Carabinieri provenienti da Chieti. Hanno fatto brillare un involucro in questo campo alle nostre spalle, il campo inquadrato dal nostro Diego Martelli, mentre un altro involucro è stato necessario l'intervento di un robot. Intanto gli sviluppi sugli accertamenti. Sul secondo involucro fatto brillare non ci sono tracce di esplosivo, dunque in questo caso si è trattato di un falso allarme, mentre per quanto riguarda il primo involucro, quello fatto brillare con il robot degli artificieri, sono in corso accertamenti tecnici, si saprà di più nei prossimi giorni sulla presenza eventuale di esplosivo. Dicevi bene tu, non è la prima volta che accade un episodio del genere proprio in questa zona. Già a novembre un episodio simile, anche in quel caso l'ordigno fatto brillare dagli artificieri. Una signora che abbiamo ascoltato addirittura ci ha parlato di un altro episodio, insomma sempre in questa zona. I carabinieri ovviamente stanno indagando, la procura già da novembre ha aperto un fascicolo, si cerca di capire se si tratta di avvertimenti rivolti a qualcuno, magari qualche residente in zona. Da dire che ieri sera le autorità hanno disposto lo sgombero e l'evacuazione di questa palazzina, l'altra casa dietro e un'altra palazzina qui davanti a noi. 20 persone in tutto che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni sono potute rientrare non prima delle 12:30. Noi su questo episodio questa mattina abbiamo ascoltato il sindaco Gabriele Florindi sul posto anche lui ieri sera per eseguire le operazioni delle forze dell'ordine. Ascoltiamolo. Distanza di 6 mesi, ancora un allarme bomba nella zona di Marina in Città Sant'Angelo. Il sindaco Gabriele Florindi ieri è arrivato sul posto, insomma, anche per verificare quello che stava accadendo. Sono due episodi che per fortuna non hanno lasciato conseguenze, ma che segnano un certo allarme. Sì, diciamo che creano apprensione anche perché l'edificio è anche nelle vicinanze di due scuole, in una parte abitata densamente. La prima volta c'è stata questa esplosione, quindi ce ne siamo accorti. Adesso ci sono le indagini che stanno cercando di capire le motivazioni. Ieri c'è stata, diciamo, molta apprensione, ma fortunatamente, grazie al certosino lavoro che hanno fatto i carabinieri e in maniera particolare gli artificieri, hanno fatto brillare, quindi le due esplosioni che ci sono state sono state provocate dagli artificieri che hanno fatto brillare i due involucri. Sul secondo involucro è sicuro al 100% che non c'era nessun tipo di esplosivo. Sul primo involucro vogliono avere la certezza che se c'era qualcosa del genere, infatti la faranno esaminare, ma speriamo che si tratti anche di un falso allarme il primo involucro. Certo, questa è una situazione che è
è antipatica per quanto riguarda questo tipo di cose, perché Città Sant'Angelo non è mai stata toccata da queste cose, ma sono molto fiducioso sia sul lavoro del comandante della caserma di Città Sant'Angelo, il luogotenente Renzetti, e soprattutto sul capitano La Verghetta di Montesilvano, che a breve ci daranno sicuramente delle buone notizie. Tra l'altro, già dall'episodio di novembre è stata aperta un'inchiesta che però non ha portato a grandi risultati. Però. Questo io onestamente non lo so, so che stanno lavorando e so che comunque hanno scongiurato fatti eclatanti. Ad ogni modo, o si tratta di qualche persona disturbata di mente o altrimenti non si spiega. Dobbiamo anche metterci questo a conto, però ecco, ripeto, la parola sta agli inquirenti. Fin qui le dichiarazioni del sindaco fino a domani di Città Sant'Angelo, perché ricordiamo è uno dei comuni nei quali voterà, ma appunto, si è attenuto alla notizia di cronaca, ovviamente, perché altrimenti oggi è una giornata di silenzio elettorale, pur non essendo candidato Florindi. E in effetti, Luca, se sei ancora in linea, volevo chiederti un po' lo stato d'animo, abbiamo sentito il sindaco, un po' per quello che hai potuto percepire dei residenti della zona rispetto a quanto è accaduto anche ieri, insomma comunque tutti sono stati coinvolti da questa evacuazione di massa, ma c'è un clima ovviamente di fiducia nelle indagini, ma comunque anche di comprensibile apprensione, suppongo. Beh sì, abbiamo segnalato reticenza e anche un pizzico di inquietudine, perché insomma, come abbiamo già detto, non è la prima volta che accade. La zona tra l'altro è tranquilla, qui alla nostra sinistra c'è una scuola, siamo nel cuore di Marina di Città Sant'Angelo, un'altra scuola davanti a noi, insomma il quartiere è tranquillo. Probabilmente, ripetiamo, c'è qualche residente in zona che ha evidentemente dei problemi, qualcuno ce l'ha anche confermato, ma noi ovviamente non avendo altre notizie più precise non possiamo dire altro, che ha problemi evidentemente sta ricevendo degli avvertimenti. Sono episodi, come dicevi giustamente tu, inquietanti, comunque tra la gente veramente poca voglia di parlare e solo il desiderio di stare il più tranquilli possibili. Comunque le indagini proseguono, il comandante della compagnia di Montesilvano Luca La Verghetta, in appoggio con il luogotenente del comando di Città Sant'Angelo Renzetti, si stanno adoperando per cercare di trovare una spiegazione a questi episodi. Ripetiamo, già il secondo a distanza di 6 mesi, anche se una signora che abbiamo sentito prima ci ha detto di un terzo episodio già avvenuto in passato un anno fa. Per il momento non c'è altro, Carmine, ti restituisco la linea.